Grande successo per Welfare 2023, la fiera del fare sanità che si è appena conclusa a Roma. Il Ministero della Salute, insieme a società medico-scientifiche, professioni sanitarie e altri attori chiave del settore, quali agenzie sanitarie, aziende sanitarie, ordini professionali, sindacati e associazioni di categoria, si sono riuniti per affrontare le sfide del servizio sanitario, riconoscendo la necessità di un nuovo modo di fare innovazione basato sull'intelligenza collettiva e sulla collaborazione tra tutti gli stakeholder del settore. Durante l'evento, incentrato su 5 pilastri principali, si sono cercate risposte congiunte alle problematiche sanitarie, ascoltando gli interventi di figure importanti del settore sanitario e politico. L'evento ha sottolineato l'importanza del lavoro congiunto per promuovere il miglioramento della salute pubblica. Welfare è un format innovativo nel mondo della sanità. L'obiettivo è stato quello di mettere insieme tutti gli attori del panorama sanitario, la parte scientifica, la parte di governance, il mondo infermieristico, il risk management, qualunque settore che partecipa a questo progetto di intelligenza collettiva che è la sanità. Abbiamo cercato di inserirlo all'interno di questo contenitore per provare a dare risposte sul futuro, perché la sanità sta attraversando uno dei più grandi cambiamenti che la storia le richiede, che è quello del suo integrarsi con il grande livello di innovazione tecnologica che sta impattando su di essa. E da questo punto di vista Welfare ha l'obiettivo di parlare ogni anno di temi specifici. Quest'anno abbiamo tre grandi pilastri sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della sicurezza delle cure, che è sempre più centrale perché in un mondo dove l'innovazione tecnologica impatta anche sull'aumento dei rischi, essere sicuri nei processi è fondamentale. E questo lo facciamo sia con la collaborazione scientifica ma anche con la collaborazione del mondo assicurativo, per esempio per tutto quello che riguarda il mondo del risk management. E poi abbiamo un secondo pilastro fondamentale che è quello che riguarda il fattore del personale, perché tutto il mondo del personale del mondo sanitario sta cambiando. In che cosa cambia? Sono sempre di meno e sono sempre più specializzati, li dobbiamo formare di più, devono essere sempre più competenti e soprattutto devono essere in grado di essere indipendenti, di gestire processi in autonomia. Terzo ed ultimo punto è tutto l'impatto sull'innovazione tecnologica, dalla telemedicina all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La sanità sta cambiando e noi questo cambiamento lo dobbiamo accompagnare sia dal punto di vista scientifico con l'aumento e la crescita della ricerca scientifica, sia dal punto di vista della governance nella capacità di accogliere l'innovazione migliorando i processi interni di gestione. Particolare, sicuramente utile e gratificante per tutto il settore sanitario e non solo sanitario, perché quando si parla di welfare si parla di pura integrazione. E oggi sono partecipi la politica, le istituzioni, e le imprese e anche il sociale. Questo testimonia che i bisogni della nostra popolazione sono a 360 gradi. E problematiche ce ne sono tante, soluzioni altrettanto. Il presidente Rocca ha enfatizzato gli aspetti che ha iniziato a trattare dall'inizio del suo mandato. E noi come direttori generali non solo siamo osservatori di quello che accade attorno alla sanità, ma dobbiamo essere parte attiva di quelli che sono i processi di cambiamento. PNRR, finanziamenti da un lato, revisione del territorio finalizzata a ricondurre in setting appropriati tutte quelle prestazioni che oggi non sono appropriate, questo perché andrebbero ad aggiungersi i finanziamenti che derivano dalla inappropriatezza, quindi da renderli appropriati, in aggiunta naturalmente alla manovra che tutti noi conosciamo. Il futuro quale può essere? Il futuro è quello di dare al nostro cittadino, attraverso questi strumenti, già dal prossimo anno, nella Regione Lazio ma anche in altre regioni, la possibilità di avere una presa in carico a secondo del proprio bisogno, a secondo della priorità. Ricordiamolo, siamo in un paese che è secondo al mondo per longevità, quindi vuol dire che a livello di prevenzione primaria siamo stati bravissimi, ma questo è un dato che pochi verificano. Di fronte a questa situazione però abbiamo due sfide.
Abbiamo anziani che hanno 20 anni in più e noi dobbiamo attenzionarli sotto tutti i profili di accompagnamento sanitario e sociale. Malattia dell'anno è la solitudine che noi troviamo anche nelle fragilità del neurosviluppo, quindi dell'età di transizione, l'adolescenza. E sono due sfide estremamente importanti che devono essere ricondotte poi a linee operative e di azione attraverso case di comunità, attraverso ospedali di comunità, attraverso il medico di medicina generale, che è fondamentale nel sistema, ma che deve essere però ricondotto a una presa in carico integrata, cioè il medico deve avere la possibilità di effettuare, poter chiedere visite specialistiche le più importanti, avere una radiologia di base, eco, RX, avere la possibilità di fare anche un Doppler, che sono gli esami che diventano più inappropriati nel nostro sistema, e anche attraverso i POCT o i laboratori di case di comunità il minimo set di laboratorio d'analisi. In questo modo iniziamo a screenare tutte quelle persone che non devono arrivare in pronto soccorso. Oggi mi è arrivato un signore che ha un problema sociale e adesso l'abbiamo posto, perché questa persona è stata mandata in pronto soccorso perché non sanno dove metterla. E questo naturalmente è un qualcosa che non può avvenire, e dobbiamo operare per ricondurre tutte le carte al posto giusto, ricordando ai cittadini che siamo la migliore sanità al mondo. L'occasione di confronto alla Fiera del Welfare 2023 per noi è importante, perché è un'occasione proprio per delineare un po' le strategie e confrontarci con i nostri principali interlocutori, quindi sia a livello centrale il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia ovviamente, sia a livello regionale e quindi la Regione Lazio in particolare. Il ruolo di Sogei è sempre stato quello di creare intorno al cittadino, quindi partendo dal codice fiscale, quindi alla sua creazione con l'anagrafe tributaria, tutto un sistema di collegamento e di trasmissione telematica di tutte le informazioni utili per il cittadino, per il suo sistema sanitario, per scaricare ad esempio il certificato di residenza o lo stato di famiglia, oppure per interfacciarsi con l'amministrazione fiscale per la dichiarazione dei redditi. E tutto questo sistema, apparentemente formato da parti diverse, in realtà è un sistema che ha molte cose in comune anche a livello di infrastruttura, e Sogei rappresenta l'infrastruttura di collegamento con il nostro data center, dove raccogliamo tutti i dati e le informazioni e le trattiamo ovviamente secondo i criteri e i principi del GDPR e quindi del garante della privacy. È un ruolo importante che dà un grande valore al dato e quindi consente al cittadino di usufruire di questo valore piuttosto che non tenerlo da qualche parte senza poterlo utilizzare a beneficio anche della sua salute. Quindi il tema e l'obiettivo alla fine qui è quello sicuramente occuparci della salute dei cittadini e riuscire a garantire maggiori servizi attraverso le reti del Servizio Sanitario Nazionale, quindi ospedali e anche strutture, diciamo, specialistiche, che sono importantissime proprio per questo ruolo. Sono in campo tante azioni, alcune avranno, diciamo, benefici e effetti visibili a breve e altre magari sono di maggiore durata. Sicuramente quella di ridare maggiore spazio ai nostri territori, alla sanità del territorio, sicuramente far partire l'assistenza domiciliare integrata, sicuramente trovare una maggiore assistenza per gli anziani, normalizzare, lascio usare questa espressione, i nostri pronto soccorso. Sono stati un po' trascurati negli anni precedenti.